Tra le due squadre, Padova e Bari però avrebbero gli stessi punti, 18, se non fossero state penalizzate rispettivamente con un meno 2 e un meno 7. Pea sistema i suoi con un 3-5-2, dovendo fare a meno degli indisponibili Cuffa, Babacar e Trevisan. Galli e Viviano vanno a centrocampo, mentre il tandem d'attacco è composto da Farias e Granoce. Torrente risponde con la novità di Ristovski al posto di Sabelli in difesa nel suo 4-3-3, in cui Sciaudone prende il posto di Galano in mediana. In avvio di match i Galletti partono subito aggressivi, riuscendo ad esprimere una certa supremazia e confezionando, grazie al talento di Bellomo o ai guizzi di Sciaudone, diverse azioni pericolose che mettono non poco in apprensione la retroguardia rosso-scudata. Pugliesi che trovano il gol al 23esimo quando Caputo parte sulla sinistra e mette in mezzo per Junco, che sfrutta l'errato disimpegno di Franco battendo Anania. Gioia assaporata solo per pochi istanti dagli ospiti, dal momento che l'assistente Schenone richiama l'attenzione di Gavillucci facendo annullare la rete per una posizione irregolare dell'attaccante barese, che rimedia anche un cartellino giallo per proteste. Decisione che giunge con un pizzico di ritardo, ma che stando alle immagini sembra avvalorare la tesi della terna arbitrale. Sospiro di sollievo per i padroni di casa, che tentano di riorganizzarsi con l'obiettivo di creare i primi pericoli all'avversario. Pea si sgola nel dare indicazioni ai suoi, ma è sempre il Bari a dimostrare una maggiore fluidità nella manovra. Al 35esimo ancora una buona sortita di marca ospite, che porta Bellomo alla conclusione con il destro, ma è pronta la risposta di Anania, che salva i suoi. Il Padova è in difficoltà, il Bari sfiora ancora il vantaggio al 41esimo quando Bellomo si libera bene in aria e calcia sul secondo palo, dove Junco manca solo di una frazione di secondo l'appuntamento con il gol. La pressione degli uomini di Torrente non si esaurisce fino al fischio dell'arbitro, che manda le squadre al riposo sullo 0-0 e in qualche modo salva un Padova fin qui troppo timido. Nella ripresa l'inerzia del match non sembra cambiare e i pugliesi continuano a costruire, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Impresa che riesce al Padova con una buona azione in verticale che premia l'inserimento di Farias, che serve in diagonale a Granoce, un pallone che l'attaccante non può sbagliare. 8° minuto, sorpresa all'Euganeo con i rosso scudati in vantaggio, che festeggiano la prima rete in campionato del numero 9. Il Bari però ha il merito di non perdersi d'animo e solo 3 minuti più tardi pareggia i conti con Sciaudone, che sconta un errore difensivo con il Franco e spedisce la sfera alle spalle di Anania. 1-1 e grande esultanza per l'ex Paolo che firma la sua prima marcatura in cadetteria. Il match si accende, il Padova ci riprova e i Galletti rispondono ancora con Sciaudone con una rasoiata velenosa su cui Anania è costretto ad allungarsi per la deviazione in corner. Crescono agonismo e intensità, la manna risponde in tuffo al calcio di punizione di Viviani, prendono fiducia i rosso scudati, la gara risulta decisamente più equilibrata. Nel finale clamorosa chance per i padroni di casa, Cutolo, entrato al posto di Rispoli, spara verso la porta, la manna respinge e sfera a Farias per il tap-in da ottima posizione, ma l'estremo difensore pugliese è miracoloso nel murare il tiro e salvare il risultato. Dopo 4 minuti Padova e Bari si dividono la posta, un punticino che muove la classifica per due squadre che sicuramente saranno fra le protagoniste di questa Serie B. Pugliesi superiori nel primo tempo, è mancato un po' di cinismo sotto porta per il Padova, quarto risultato utile dopo 3 successi di fila.